diocesi di San Filippo Fursombrone per la sesta giornata di archeologia fursembronese con il professor Oscar May. Professore, come è nata l'iniziativa di questa giornata? Il premio Forum Sempronii Flaminio è nato una quindicina di anni fa per volere dell'amministrazione comunale di allora e del professor Mario Luni per premiare personaggi che si sono distinti nella valorizzazione del patrimonio culturale italiano in generale e in particolare del territorio marchigiano di Forum Sempronii. E questo premio era stato interrotto alcuni anni fa. L'anno scorso, su impulso sempre del professor Luni, era stato rinnovato e l'anno scorso fu dato a Valerio Massimo Manfredi. Quest'anno lo daremo alla memoria del professor Mario Luni. E quali sono i punti di forza archeologici di Fossombrone? Forum Sempronii è l'unico parco archeologico della provincia di Pesaro Urbino. Nella regione Marche i parchi archeologici sono 7. Si tratta di un sito dall'enorme potenzialità, 35 ettari quasi di estensione, un'area libera completamente o quasi da costruzioni moderne, quindi diciamo che se ci sarà la volontà e le forze economiche in futuro potrà diventare una sorpresa probabilmente per tutti. Abbiamo rinvenuto negli ultimi anni l'area forense, abbiamo trovato dei templi, abbiamo identificato l'area dell'anfiteatro che sembra conservato in ottime condizioni, almeno 2 metri di altezza i muri. Quindi ecco, continuo a dire, un sito dall'enorme potenzialità fino ad oggi ancora non pienamente sfruttate. E ricordiamo anche la statua bronzea della Vittoria di Kassel, in cui quest'estate c'è stata una mostra molto importante. Esatto, quest'estate, in primavera estate, c'è stato un grande evento per Fossombrone, cioè il ritorno alla città di provenienza della statua bronzea di Vittoria che si trova al Museo Archeologico di Kassel in Germania, trovata nel 1660 a Fossombrone, finita a Roma e da Roma acquistata dal principe di Kassel nel 1780. E quest'anno è stato appunto un grande evento non solo a livello provinciale ma addirittura a livello nazionale, perché si tratta dell'unica copia rimasta dell'originale statua di Vittoria che era a Roma nella Curia, quindi nella sede del Senato. E quindi una collaborazione con il Museo di Kassel è iniziata quest'anno che spero vada avanti anche in futuro. Quali sono gli interventi di questa giornata? Appunto è una giornata dedicata al professore da poco scomparso. Sì, ci sarà un doppio saluto delle autorità, un intervento mio, illustrerò gli ultimi risultati della campagna di scavo 2014 a Forum Sempronii, poi ci sarà la proiezione di un video, di un breve video con una ricostruzione virtuale dell'antica città. Poi ci sarà la presentazione dell'ultimo libro del professor Luni, La via Flaminia alla gola del Furlo. In seguito il ricordo del professor Luni da parte della professoressa Purcaro e del professor Berardi e alla fine la consegna, la cerimonia di consegna del premio Forum Sempronii alla memoria di Mario Luni e l'annuncio che il premio da oggi verrà chiamato Forum Sempronii Flaminia Mario Luni. E i quaderni del Furlo si inseriscono in questo percorso che la provincia di Pesaro Urbino ha voluto realizzare all'interno della gestione del piano di riserva della Gola del Furlo. È un'idea che è venuta in un percorso, in un cammino dedicato ai nostri territori. Il turismo parte dalla conoscenza e la conoscenza è possibile realizzarla attraverso questa collana, i quaderni del Furlo, che noi abbiamo voluto realizzare all'interno di questo percorso della gestione. Questo primo volume che viene presentato oggi del professor Mario Luni dà questo tipo di percorso, un livello di conoscenza per il percorso culturale, poi con altri percorsi un po' di carattere ambientale e naturalistico che avranno delle colorazioni diverse. La provincia individua in questo percorso un livello da approcciare continuamente e da affrontare anche nelle future sfide per la conoscenza dei nostri territori.